Bene, buonasera. Proviamo a vedere uno script senza script, e cioè usando Udon, cioè praticamente facendo una programmazione di tipo visuale, un po' quella che si usa anche in Scratch per i bambini, ma su Unity, in particolare su VRChat, hanno costruito questo sistema che permette di fare dei programmi in maniera anche abbastanza intelligente. Ora, la programmazione in Udon, una volta installato il VRChat SDK, ce l'avete già spontaneamente. E vi ricordo il video precedente in cui abbiamo installato il VRChat SDK, abbiamo anche installato un Cyan Emulator che ci permette di lanciare e fare delle verifiche in locale, e quindi senz'altro proviamo a vedere se riusciamo a operare in questo senso. Allora, la prima cosa che vorrei fare è avere un tastino. Vedete, questo è un cilindro dove adesso qui ho fatto delle prove, quindi rimuoviamo i componenti. Allora, questo è un cilindro che ho schiacciato un pochino e che vorrei che funzionasse come un tasto, nel senso che quando lo clicco voglio fare apparire o sparire questo oggetto target. Questo comportamento viene chiamato toggle o anche interruttore in italiano, e permette di, in realtà è uno script molto semplice, ma che ha un'utilità spaventosa, nel senso che può essere usato per accendere o spegnere degli oggetti, per far apparire degli oggetti in scena, o insomma, è potentissimo pur nella sua semplicità. Allora, per riuscire a creare lo script è sufficiente che voi andiate clicchiate sull'oggetto su cui volete inserire lo script. Intanto questo qui chiamiamolo con un nome, quindi lo chiamiamo interruttore. E poi l'oggetto che vogliamo far apparire o sparire, che sarebbe questa capsula, sarebbe il nostro target, e lo chiamiamolo, non vorrei confondere, ma comunque chiamiamolo, vabbè, chiamiamolo capsula, tutto maiuscolo, così lo vediamo bene. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare in modo tale che questo, vedete, qui c'è un abilitatore, se lo spengo sparisce, e se lo riattacco, se lo rimetto on, appare. Questo qui è un campo di quell'oggetto. È un suo attributo che possiamo controllare attraverso un altro programma. Allora, per farlo con Udon dobbiamo aggiungere un componente, e cerchiamo Udon e ci viene un Udon Behavior. Facciamo Udon Behavior, e a questo punto qui possiamo agganciarci un programma Udon già fatto, oppure chiedere a lui in questa finestra, di crearci un programma nuovo. Quindi creiamo un programma nuovo, ok, e il programma nuovo che adesso in realtà l'ha attaccato alla capsula. Vedete che capsula Udon Program, quindi non era esattamente quello che volevo fare. Quindi togliamo il componente. Vedete che gli errori sono sempre all'ordine del giorno, però è importantissimo mettere dei nomi in modo tale da capire se ci sono degli errori o meno. Quindi torniamo sul nostro interruttore. A questo punto è bello, facciamolo tutto maiuscolo, giusto per capirci, perché a questo punto, facendo add component e udon behavior e creando new program, viene generato il programma per interruttore. Ora, a questo punto entriamo in udon graph. Ecco, quando si entra in udon graph, ecco, vedete che abbiamo questa finestra grossa. Questa finestra grossa ha una serie di opzioni, e andiamoci, settings, e nei settings ci mettiamo anche il search on noodle drop e search on selected node, che sono due opzioni molto interessanti che ci permetteranno di facilitare, insomma, facilitarci la vita. Quindi andiamo sicuramente qua, e vedete che qui l'obiettivo dello script è quello di agire su un altro oggetto, che è la capsula. Quindi gli diciamo lo script, e lo facciamo con un trascina, quindi prendiamo la capsula,
e gliela attiviamo e quindi vedete che abbiamo automaticamente messo la capsula nel nostro gioco. Quindi noi siamo nell'interruttore, ma gli abbiamo dato la capsula. Ecco, tra l'altro qui notate che non sempre lui mette l'oggetto dentro la variabile pubblica, nel senso che qui vedete che sono comparse due cose, c'è la capsula che è comparsa anche come riferimento esterno, che si è chiamato capsula, ma in molti tentativi, in molti video che ho buttato via perché non funzionavano, facendo una cosa simile, lui qui metteva in realtà il self. E allora dovevo poi a mano trascinarmi la capsula dentro questa variabile pubblica anche qua. Invece in questo momento l'abbiamo fatto funzionare bene. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare in modo tale che quando si clicca, quindi quando noi facciamo, quindi clicchiamo sullo sfondo, facciamo la barra spaziatrice permette di fare una veloce ricerca e chiediamo di vedere gli eventi e chiediamo l'evento in particolare che si chiama Interact. Interact è l'evento che si ha quando clicchiamo un oggetto, ma quando siamo abbastanza vicini per cliccare, cioè non è che clicchiamo da lontano, dobbiamo essere a una certa distanza. Interact, quindi quando clicchiamo vogliamo fargli fare un certo mestiere. E il mestiere che vogliamo fare su questo oggetto, allora qui non lo facciamo, quindi lo prendiamo da qua. Cioè vogliamo operare su questo GameObject e su questo GameObject gli diciamo che vogliamo attivarlo, setActive, vedete che c'è un setActive e il setActive che è questo risulta pilotato da questa freccia, quindi la freccia praticamente quando si interagisce vedete che parte la freccia e diciamo che vogliamo mettere il setActive a un certo valore. Quindi l'idea è che vogliamo attivare o disattivare la capsula, no? Però la vogliamo attivare sulla base del precedente valore della capsula, cioè se la capsula precedentemente era attiva, vogliamo invertire questo valore e metterlo disattivo e viceversa, se non c'era allora vogliamo attivarla. Quindi lavoriamo sempre sulla capsula, tiriamo giù un metodo e il metodo che tiriamo è sempre active, però questa volta prendiamo il getActive oppure anche il getActive in hierarchy. Allora il getActive indica proprio il flaggino vicino alla capsula. In hierarchy, se per caso la capsula è dentro altri oggetti, allora si può capire se l'oggetto di partenza era attivo o meno. Ma noi prendiamo il getActive self, che è quello più importante, e poi vogliamo fare l'opposto, quindi vogliamo invertire questo stato. Invece di mettergli e questo stato invertito, lo vogliamo infilarlo qua in modo tale che cliccando si spenga se era acceso e si accenda se era spento. Allora, non si può mettere direttamente questo valore che è true o false, un booleano, che in informatica vale vero o falso, ma lo allunghiamo e cerchiamo qua quello che si chiama una negation, una negazione. La negazione cosa fa? Prende il booleano e lo nega, quindi se era vero diventa falso e se era falso diventa nero. È vero. E quindi prendiamo questo valore e lo mettiamo qua. Ok? Quindi quello che stiamo dicendo con questo script, che tra l'altro ecco una piccola convenzione che è molto udoniana, è questa di mettere tutti i blocchi che fanno riferimento allo stesso oggetto, cioè alla stessa attività, metterli allineati in modo tale che si capisce che la capsula, e vedete qui c'è un fenomeno per cui abbiamo perso il collegamento, facciamo reload e vediamo tutto giusto. Ok, lo script è a posto, possiamo compilarlo, ok, quindi lo script è a posto e possiamo provare a vedere se funziona e vediamo se è la volta buona. Ieri ho perso un sacco di tempo proprio perché non mi ero accorto che non aveva messo la capsula nel posto giusto oppure che avevo messo lo script dell'interruttore dentro la capsula. Insomma, moltissimi sono i motivi per cui succede qualcosa. Per vederlo velocemente facciamo il play e
e approfittiamo del CyanEMU. CyanEMU ci permette di lavorare, ok, quindi siamo qua e facciamo un maximize, così siamo qui, vedete, e qui abbiamo, andiamo un pochino indietro e vedete che qui c'è lo use, quindi io diciamo aspetterei che se io clicco sparisce la capsula, se lo riclicco riappare la capsula, clicco, riclicco, tac tac. Quindi questo è, diciamo, lo script, il mio primo script, che direi che potrebbe essere molto interessante. Si può fare anche in Udon Sharp, infatti io di solito preferisco Udon Sharp per fare queste cose, in quel caso si usa semplicemente un punto esclamativo per fare l'unary negation, ma visto che molti di voi trovano antipatico lavorare lì dentro, usiamo questo Udon Graph, questo sistema qua. Ecco, un'altra cosa che si può fare è usare Neon Style, no? Per vedere lo script, e per vedere sempre questo script possiamo andare nel... vedete che lo script è sostanzialmente, l'abbiamo messo, quindi scene, questo è l'oggetto, interruttore, e questo qui è il program source, e poi facendo open Udon vedete che abbiamo lo script che facendo col neon vedete che è diventato molto più evidente, e anche per i ciechi si dovrebbe capire che cosa succede, no? Quindi si clicca interact, e quindi quando si clicca si rende attivo secondo il valore che è dato dal valore precedente della capsula, rovesciato questa cosa. Ricordiamo sempre di salvare la scena, questa, e a questo punto possiamo, se vogliamo, fare verificarlo direttamente in VRChat. Quindi andiamo in VRChat, facciamo build, quindi lui adesso ci impiegherà un pochino di tempo. Ok, adesso nonostante quel segnale in realtà sta lavorando. Ci lancia VRChat. Ecco, siamo loading della nostra scena. Facciamo go. Ecco, e siamo qui, è come se fossimo in VRChat. Vedete che c'è il mio avatarino. Abbiamo questo pulsantino, abbiamo la capsula qua davanti. Se noi clicchiamo il pulsantino vedete che appare e sparisce la capsula, quindi abbiamo tutti gli effetti eseguito quello che è in VRChat. Andiamo, usciamo e vediamo